Oggi restauriamo due colonnine. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi restauriamo insieme due colonnine di inizio secolo. Sono due colonnine dorate e laccate che hanno bisogno di una profonda pulitura e poi in seguito nel prossimo video vedremo anche di una doratura niente male. E allora spostiamoci di là e andiamo a restaurare le nostre colonnine. Oggi procederemo al restauro di queste due colonnette d'inizio Novecento. Sono in stile Luigi XVI e vanno riprese in molte particolarità. Innanzitutto sono tarlate, il tarlo è attivo, ce ne accorgiamo perché battendo il pezzo perde della segatura, significa che ancora il tarlo sta mangiucchiando all'interno. Poi andrà ripulita la laccatura che è molto sporca, quindi andrà anche ripristinata la doratura. Questa è fatta a porporina e questo ci dà l'indice dell'età, appunto primi Novecento. Era usuale inizio secolo fare una doratura povera con una lega di rame passata a pennello che comunque tradiva molto velocemente la sua bassa lega perché diventava verde. Adesso noi invece passeremo dell'oro francese naturalmente, ma comunque della foglia oro, che rimarrà stabile perché poi sigilleremo con gomma lacca. Quindi il mobile sarà pronto per essere alloggiato a casa. È un mobile di pregio? Abbastanza, perché comunque è passato più di un secolo dalla sua creazione, ha una storia, segna un'epoca ben precisa e quindi, pur se in stile, è comunque uno stile ben fatto. Adesso quindi andiamo fase per fase e cominciamo con l'antitarlo. Per la prima fase del nostro restauro ci occorrerà un antitarlo liquido. Io uso lo Xylores Pronto, questo lo trovate in tutte le ferramente e negozi per belle arti e restauro, una siringa, i guanti, non fate questo lavoro al chiuso e naturalmente usate la mascherina. Cominciamo subito. Prepariamo una bella siringa di Xylores. Cominciamo dalle parti più nascoste, che sono quelle più subdole e che ci si dimentica maggiormente, quindi dalle parti che non sono laccate, il retro, il fondo della colonnina. Inizio inserendo l'ago e piano piano dai margini . Questa sta bevendo un sacco, vedete? Perché vuol dire che la galleria è bella profonda. Proseguo a inserire antitarlo fino a quando non viene fuori dal buchino. Quindi procedo su tutto. Senza preoccuparmi di abbondare anche nei micro buchi, che sono micro in evidenza, ma appena infilate l'ago troverete una bella galleria, vedete? E qui i micro buchi ce ne sono tantissimi. Andando a inserire l'antitarlo si evidenzieranno le gallerie.
Adesso, una volta aver fatto le parti dei fondi, vado a iniettare l'antitarlo su tutti i forellini presenti. Fate così per tutti i fori, senza perderne di vista neanche uno. Buon lavoro! Passiamo adesso alla fase, secondo me, più divertente, quella della pulitura, che io condurrò con Conrad 2000 diluito al 50%. Farò 50% di Conrad e 50% di acqua demineralizzata, mi raccomando. È una soluzione molto aggressiva al 50%, però il mio sporco è veramente molto vecchio e ci sono alcune parti che anche al 50% non so se riuscirò a portare via. Cosa mi occorrerà? Ho già versato qui l'acqua demineralizzata che mi occorrerà anche per l'asportazione totale del tensioattivo. Quindi facciamo subito la nostra soluzione, Conrad e acqua. Proteggere occhi dal tensioattivo, se vi arriva qualche gocciolina basterà lavare, perché altro non è che un sapone molto 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 concentrato. Un bel batuffolo strizzato con l'acqua demineralizzata e pennellino con soluzione di Conrad. Potrei farla anche più concentrata, ma potrei incorrere nella screpolatura della laccatura, quindi preferisco lavorare un po' di più ma essere certa del risultato. Quando vedo che la pulitura è abbastanza avanti, rimuovo e proseguiamo così su tutta la superficie della nostra colonnina, sia il piano che le gambe e anche le parti dorate. Visto che belle le nostre colonnine d'epoca, sono davvero graziose, sono state un grande affare che ho fatto al mercatino dell'antiquariato recentemente. Quando trovate delle colonnette angoliere in coppia,
che abbiano comunque un bel po' di anni sulle spalle, non fatevele scappare. Mi raccomando, preservate la coppia perché ha un valore esponenzialmente superiore al valore del singolo pezzo, nel senso che un pezzo costa 50, due pezzi non costeranno 100 ma arriveranno a un valore di 2,50, perché in quanto coppia non sono state slegate, quindi viaggiano insieme nel tempo e il loro valore aumenta appunto in maniera esponenziale, perché è preservata l'integrità di più di un pezzo. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così mi raccomando regalatemi un pollice in su, una condivisione, clicca su iscriviti se non sei ancora iscritto sul canale, vieni a trovarmi anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una K, il link lo trovi sempre qui giù in info box. Ti aspetto anche su Facebook e su Instagram sempre come Due Cuori e Una K, pennello bianco su fondo rosso, insomma non hai scuse per non seguirmi. Ti aspetto anche per il prossimo video su restauro sempre qui. Ci rivediamo al prossimo video, ciao.